Calcio, un Pescara uscito dal mercato fortemente rinnovato, debutta domani alle 20:30 nel campionato di Serie C, in cui non nasconde le proprie ambizioni. Subito di fronte il Forte Avellino all'Adriatico Cornacchia. La vigilia di Mister Colombo, raccontata dal nostro inviato in conferenza stampa, Enrico Giancarli. A te, Enrico, dall'Adriatico. Enrico? Buon pomeriggio Carmine, eccoci in diretta dallo stadio Adriatico Cornacchia. È terminata da un po' la conferenza stampa del tecnico Colombo. Domani ore 20:30 fischio d'inizio della prima di campionato contro l'Avellino, Pescara inserito nel girone C. Il tecnico biancazzurro in conferenza ha subito ringraziato i tifosi che si sono fatti sentire alla rifinitura. Ci sono dei dubbi di formazione, assenti Aloi caso infortunio, ma anche squalificato alla prima di campionato, e Crecco, per il resto tutti abili e arruolabili. Poi però è arrivata un'indicazione importante: chi è stato con noi, ha detto Colombo, durante l'estate ha la precedenza rispetto ai nuovi arrivati. Assaggi, chiave della conferenza con le riprese di Diego Martelli. Avellino è una squadra simile alla nostra, nel senso che sta vivendo un momento di cambiamento radicale della rosa. Ha preso dei giocatori mix con giovani che l'anno scorso hanno fatto un buon campionato, Guadagni, Russo, Ricciardi, e comunque hanno delle sicurezze, delle certezze, come possono essere tanti giocatori da Aia, da Tito. Poi non so quale sia la formazione e non so come l'affronterà Taurino. Poi mi interessa relativamente. So, per quello che è possibile vedere i dati in questo momento, quello che ha provato a fare finora l'Avellino, e ci regoliamo su quello. Allora, per quanto riguarda il mercato, credo che sia stato fruttuoso, perché siamo andati a colmare delle lacune che avevamo dimostrato sia a livello numerico che a livello anche di caratteristiche all'interno della rosa. E in più, in alcuni settori si è addirittura ampliata la scelta delle caratteristiche, perché per esempio davanti a oggi abbiamo un surplus di giocatori. Questo poi starà me, ma soprattutto anche alla capacità dei giocatori di far sì che la competizione sia un fatto migliorativo, ma che fare pretattica non è nelle mie usanze. È chiaro che dove non dico il nome è perché ho seriamente dei dubbi, ma anche perché è anche una forma di rispetto, e mi piacerebbe che i giocatori arrivassero tutti con la giusta tensione, perché poi, visto che il calcio è cambiato, le cinque sostituzioni, io oggi ho detto ai ragazzi, siccome, tornando al discorso di prima, ci saranno due o tre partite dentro la stessa partita, chi mi può far vincere la partita domani? Può essere sì chi entra, ma scusa, chi parte, ma soprattutto chi entra. Quindi, e già questo deve essere un campanello per il gruppo, che chi sta fuori non deve essere abbattuto. L'altro è sistema di gioco. Io credo che nella costruzione di una squadra ci vogliano certezze. Se io continuo a cambiare in continuazione, potrei toglierli, almeno che il livello, magari con una squadra tutta di anziani, di grande esperienza, siccome hanno un bagaglio maggiore di esperienza, sono veloci perché nelle loro esperienze hanno cambiato il sistema. Qui è giusto dare delle certezze, quindi non credo si cambi, no, non si cambia. I dubbi sono legati alla condizione di chi è arrivato, e Palmiero, teniamo in considerazione che è uno dei pochi che non ha fatto allenamento da giugno, se non da solo con un preparatore atletico, quindi non ha la partita sicuramente nelle gambe. Però si vede che sta meglio di quello che pensavo. Quindi sicuramente nei due allenamenti, ieri e oggi, che ha fatto con noi, almeno a livello di testa, di concentrazione, arriva prima a leggere le situazioni, visto qual è la sua. Ha un computer in testa, quindi quella è una sua dote. Poi è chiaro che a campo aperto, nella durata della partita, potrebbe far fatica, quindi le valutazioni devono essere queste. Se noi abbiamo dei giocatori che, quando si siederanno in panchina, perché alla fine io ne posso far giocare 11, la prenderanno male, senza la voglia di dimostrare all'allenatore che sta sbagliando le scelte, allora lì faremo male ancora di più, perché diventa importante la reazione di chi è fuori. Credo che molti campionati vengano vinte per come si allena chi non sta giocando. A oggi in grosso. Cioè, è comunque il capitano, sia che giochi, sia
sia che non giochi. Quello che voglio dire è che tu il blasone ce l'hai e lo devi lasciare soprattutto ai tifosi, perché loro sono la storia. Noi siamo alla prima pagina, personalmente io e molti di questi giocatori, della storia del Pescara. Quindi noi ne dobbiamo scrivere di pagine, sperando di poter entrare nella storia. Ma sicuramente il blasone abbiamo dietro, sicuramente una città e una grande tifoseria. Poi in campo è 11 contro 11. Sarà dunque 4-3-2-1 il sistema di gioco, in attacco con molta probabilità delle Monache con Lescano e Cuppone. Io mi fermo qui, Carmine, se non ci sono domande ti restituisco la linea, a te. Grazie Enrico, intanto alla redazione di Mercato arriva un aggiornamento, perché il mercato è tutt'altro che chiuso, almeno in uscita per il Pescara, perché c'è la cessione di Blanuta alla Craiova, club rumeno, in prestito con diritto di riscatto, una trattativa che viene data di fatto conclusa.